Buongiorno a tutti dalla TG Meridiano di Toscana TV e tutti gli occhi sono puntati sull'ex direttore degli Uffizi, Heike Schmidt, oggi a Firenze per il passaggio di consegna al nuovo direttore del Museo Verde. Perché? Perché tutti si chiedono se scioglierà o meno la riserva sulla sua candidatura a sindaco. Allora ha seguito la mattinata per noi Chiara Valentini con la quale siamo collegati. Buongiorno Chiara. Sì, buongiorno. Diciamo subito che Heike Schmidt questa mattina è tornato a Firenze per il passaggio di consegne con Simone Verdi, il nuovo direttore degli Uffizi, ma non ha sciolto le riserve sulla sua candidatura per il centrodestra a sindaco di Firenze. Insomma, il salto non l'ha fatto, anche se ne ha fatti ben tre per scoprire la targa che intitola ufficialmente ad Antonio Paolucci l'auditorium degli Uffizi. Passaggio di consegne abbastanza in continuità, però dicevamo appunto la notizia che tutti stavamo aspettando ancora non c'è, non c'è stata però neanche una smentita. Schmidt è tornato immediatamente a Napoli, ha detto per ora sto facendo il direttore del museo di Capodimonte a Napoli, ma non ha sciolto la riserva. Certo è che il centrodestra è ormai davvero orfano di un candidato, visto anche l'affollamento di candidati invece dall'altra parte. Per ora l'unica data che abbiamo è il 4 marzo, se rimane quella, almeno questa è quella che ha dato il capogruppo in Palazzo Vecchio, Alessandro Draghi, che si è lasciato andare a un molto probabilmente Schmidt sarà il nostro candidato, ha detto che un candidato civico, e Schmidt lo sarebbe, per il centrodestra potrebbe raggiungere il 30%. Dichiarazioni che però non sono state gradite dai vertici del centrodestra anche a Roma. Vedremo quanto c'è di vero. Per ora Schmidt non ha senz'altro dato indicazioni in questo senso. Sicuramente la settimana scorsa c'è stato un pranzo romano tra Schmidt, l'architetto Calatrava, il ministro San Giuliano, che è grande sponsor di Heike Schmidt, candidato sindaco a Firenze, e anche Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. Non si è parlato di candidature, hanno detto, ma è chiaro che l'ospite in più alla tavolata è sicuramente la questione candidatura sì o no a Firenze. Io direi di sentire subito l'ex direttore degli Uffizi, Heike Schmidt, sulla sua non risposta e anche delle frecciatine che comunque dà a Dario Nardella, perché il benvenuto gliel'ha dato proprio il sindaco di Firenze questa mattina quando ha detto: Schmidt conosce delle periferie quanto io della Lapponia, questa cosa si candida o non si candida sta diventando un po' tipo Beautiful. E infatti lo sentirete, Schmidt risponde parlando un po' anche da sindaco a Nardella, dicendo all'arrivo a Firenze, a Santa Maria Novella c'è una pubblicità della Spagna, insomma è una cosa che non va bene. Ascoltiamo proprio subito Schmidt. Direttore, la domanda tanto se lo aspetta, vogliamo sapere se scioglie la sua riserva sulla candidatura a Firenze. Non sciolgo niente oggi, ho già detto a settembre che sono centrista, sono centrocampista, e centrocampista può teoricamente corre con il pallone, può anche passare il pallone a qualcun altro che è più davanti, più a destra, più a sinistra. Queste sono tutte delle possibilità, ma oggi non c'è niente da sciogliere. Vedo anche che gli eventuali avversari sono tutti sulla linea di estrema sinistra a chiacchierare, a farsi i complimenti e a criticarsi, e quindi questo sarebbe, se ora corresse qualcuno sarebbe comunque fuori gioco, e quindi è inutile correre adesso. Io devo dire che quando sono venuto qui stamani dalla stazione di Firenze, mi sono fermato mezzo secondo su Piazza della Repubblica, ho visto un'enorme pubblicità: ti sei meritata la Spagna. Cioè, nel mezzo di Firenze, una grande pubblicità, sicuramente autorizzata dal comune di Firenze. Cioè, secondo me questa è una vergogna di avere una pubblicità per la Spagna. Niente contro la Spagna, però tutto contro un'amministrazione comunale che autorizza una pubblicità nel centro storico di Firenze di questo genere. Io raccomanderei al sindaco di fare ogni tanto una passeggiata per Firenze a vedere un po' cosa succede in questa città. Sono molto contento, è un lavoro affascinante a Capodimonte, e fra pochi minuti devo cambiare il mio biglietto del treno, e se non riesco a tornare. Un'ultima data per quando ci sarà una scegliere. risposta? Io che so che all'inizio giugno ci sono le elezioni. Quest'anno
non candidatura di Schmidt, ma in generale questa assenza di un candidato per il centrodestra comincia a dare fastidio anche agli stessi vertici di centrodestra, a partire per esempio da Marco Stella, che è il coordinatore regionale di Forza Italia, che non è contrario a Schmidt, ma da sempre auspicherebbe un candidato politico magari scelto con le primarie. Se primarie ci dovessero essere per il centrodestra, i nomi che si fanno, ma sono solamente ipotesi, sono quello di Jacopo Cellai per Fratelli d'Italia, Giovanni Galli per la Lega e magari proprio Marco Stella per Forza Italia. Tutte assolutamente ipotesi non confermate, Stella però premia, ha detto se Draghi ha altre notizie ce le comunichi, però il 4 marzo sarebbe già una data troppo in là. Intanto domani sera i vertici si riuniscono, vedremo cosa verrà fuori, ma sentiamo proprio Marco Stella ai nostri microfoni. Non so se sarà Schmidt, non so quale fonte abbia avuto il consigliere Draghi, magari più aggiornato del sottoscritto. Al tavolo regionale è uno dei nomi, il confronto con i coordinatori regionali è costante, abbiamo consapevolezza dell'importanza della sfida di Firenze. Come lei sa benissimo, abbiamo già annunciato i sindaci, i candidati sindaci di Prato e di Livorno, i due capoluoghi di provincia, rimane il capoluogo di regione, consapevoli che per quanto riguarda Forza Italia, prima lo tiriamo fuori e meglio è. Noi siamo già partiti con una campagna d'ascolto in città, avete raccontato che abbiamo portato le prime 40 idee a disposizione della città, 10 idee le metteranno i cittadini, abbiamo una mobilitazione continua per tutto il mese di febbraio, annunceremo nei primi giorni di marzo i risultati anche del nostro giro, con i primi 17 candidati a giro per la città. Certo, prima lo tiriamo fuori, per quanto riguarda Forza Italia meglio è. Io non so l'individuazione della data, il 4 marzo, ho letto sui giornali di stamani mattina. Per noi Schmidt è un candidato autorevole, qualora dovessimo convergere tutti quanti su di lui avrà sicuramente il nostro assenso. Non riesco a capire qualora dovesse essere lui, perché il 4 di marzo. La Procura distrettuale antimafia di Firenze ha riaperto le indagini sull'attentato al Rapido 904, la cosiddetta strage di Natale, che il 23 dicembre 1984 provocò 16 morti, 267 feriti tra i passeggeri del treno partito da Napoli diretto a Milano, a bordo del quale esplose un ordigno mentre viaggiava nella galleria direttissima tra Vernio e San Benedetto Val di Sambro sull'Appennino Tosco-Emiliano tra Firenze e Bologna. L'inchiesta sarebbe ripartita sulla base di nuovi elementi di indagine e punterebbe ad accertare le complicità esterne a Cosa Nostra in quella stagione stragista che inizia con la bomba al Rapido 904 fino ad arrivare alle stragi del 93 e 94 al nord. Per gli inquirenti ci sarebbe la necessità di operare un approfondimento in relazione alla posizione di soggetti all'epoca non coinvolti nel processo che si celebrò a Firenze. Prima le avrebbe mostrato una pistola e poi rivelatesi un'arma giocattolo e due pugnali e poi avrebbe spiegato, minandone il gesto, come l'avrebbe uccisa per vendicare l'affronto subito da una sua amica qualche sera prima in discoteca. Tutto questo però in diretta Instagram. In carcere è finito un 24enne con l'accusa di atti persecutori pluriaggravati nei confronti di una ragazzina. La misura cautelare è stata disposta d'urgenza dal GIP del Tribunale dopo appena due settimane da quando, terrorizzata, la vittima accompagnata dai genitori si era pronunciata in questura a Pistoia per sporgere denuncia. Il giovane è finito in carcere lo scorso sabato e l'uso però di un canale aperto a tutti avrebbe coinvolto anche la famiglia della ragazza minorenne che così ha assistito a tutta la scena. E c'è una polemica per quanto riguarda le donne della CGIL a causa di un post considerato sessista di un assessore del comune di Pistoia. Ma ci dice tutto Patrizio Ceccarelli. Polemica dei coordinamenti donna CGIL e SPI CGIL di Pistoia per un post sulla pagina Facebook dell'assessore comunale pistoiese Alessio Bartolomei. Quest'ultimo ha pubblicato la foto di una grotta che sembra una vagina, accompagnata dalla frase «Ci sono grotte, il cui ingresso riconduce subito al concetto di madre natura». «Vogliamo esprimere tutto il nostro disgusto», affermano CGIL donna e SPI CGIL, per affermazioni, post e commenti come quelli di Bartolomei.
europei che sono ancora più gravi perché vengono espresse da un rappresentante delle istituzioni. Riteniamo che nel 2024, con 7 donne uccise dall'inizio dell'anno e continue molestie, violenze sia verbali che fisiche, un uomo comunque che ha un ruolo istituzionale non possa permettersi esternazioni di questo tipo. Riteniamo appunto, e siamo anche stufe, che proprio nel linguaggio sessista, stereotipato e anche volgare nei confronti delle donne risieda quell'humus appunto che in cui nasce la violenza contro le donne. Sinceramente appunto, come ho detto, siamo stufe di violenza, stufe di turpiloquio nei nostri confronti e lo diremo in tutte le sedi. Assessore, ha scatenato un putiferio il suo post su Facebook. Quando si fanno battute su, tra l'altro, profili personali e che non hanno alcun tipo di riferimento politico, si rimane basiti di fronte a polemiche. Invece di parlare di post che, ripeto, sono goliardici e non hanno alcun tipo di riferimento politico né tantomeno amministrativo, mi piacerebbe invece aprire un confronto con la SPCGL sul fatto, per esempio, che negli ultimi 30 anni i lavoratori hanno perso potere di acquisto e oggi, andando a lavorare, mentre fino a pochi anni fa si poteva comprare una casa e fare una vita dignitosa, oggi con gli stipendi che ci sono si sopravvive a malapena. Questi dovrebbero essere i temi che interessano ai sindacati e noi invece occuparsi di battute che, ripeto, non hanno alcunché di politico e tantomeno di amministrativo. Andiamo a Prato, oltre 1.400.000 accessori per l'abbigliamento contraffatti e 1.000 metri di tessuto, anche quello contraffatto, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Prato, che continua nell'azione di controllo economico del distretto industriale pratese, con lo scopo di disarticolare le cosiddette filiere del falso. La merce si trovava all'interno di un'azienda, veniva commercializzata in violazione alla normativa. I responsabili sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per il reato di commercializzazione di capi contraffatti. E sono numeri importanti quelli registrati dalla chirurgia robotica dell'ospedale Santo Stefano di Prato nel suo primo anno di attività e si fa un bilancio sui primi numeri. Sentiamo. Registra numeri importanti, ben oltre le stime iniziali, la chirurgia robotica del Santo Stefano, che in questi giorni compie un anno. Gli interventi sono quasi 400, per la precisione 388. In particolare sono stati trattati con questa strumentazione d'avanguardia 318 casi urologici, 51 di chirurgia generale, 19 di otorinolaringoiatria. Numerosi vantaggi rispetto alle tecniche chirurgiche classiche, dalla ridotta degenza ospedaliera al minor dolore post-operatorio alla più rapida ripresa con il ritorno alle normali attività. Il robot è divenuto operativo prima in prova visione con un programma, cioè di 40 casi per interventi alla prostata, nel corso dei quali il sistema è stato messo a punto anche a livello di procedure infermieristiche e anestesiologiche. Successivamente l'impiego del robot chirurgico è stato esteso a tutte le patologie urologiche. Il primo intervento, il 6 febbraio 2023, è stato realizzato proprio dall'equipe di urologia di Prato su un giovane paziente con tumore alla prostata. Poi sono arrivati gli interventi di chirurgia generale e di otorinolaringoiatria. Il 99% delle procedure chirurgiche ha riguardato pazienti oncologici. Collocato a Prato per la sua posizione baricentrica rispetto alla rete ospedaliera dell'azienda sanitaria, il robot è a disposizione di tutti i professionisti del Dipartimento delle Chirurgie dell'AS Toscana Centro. È stato un percorso bello e faticoso che non avrebbe potuto registrare questi risultati senza la collaborazione degli anestesisti, degli infermieri, di tutta l'equipe di sala e del personale dei reparti, spiega il dottor Graziano Vignolini, coordinatore dell'attività di chirurgia robotica in urologia. Ringrazio tutti uno a uno per il contributo importante. Non era mai successo che al primo anno di attività con il robot un ospedale in Italia registrasse i nostri numeri. Andiamo a Viareggio, dove al terzo corso del carnevale c'era anche l'Avis toscano, ma ci racconta tutto Carlo Sestini. La solidarietà vince anche il meteo. Il terzo corso del Carnevale di Viareggio si è svolto regolarmente nonostante l'allerta meteo e la minaccia di pioggia, con la presenza nelle tribune di 400 donatori e volontari Avis che hanno animato con il loro calore e colore la sfilata.
Una collaborazione che si rinnova da anni, quella tra l'associazione e la manifestazione. L'iniziativa è infatti frutto della sinergia tra Avis nazionale, Avis regionale toscana e Avis comunale Viareggio, con la collaborazione delle consulte giovani nazionale e toscana. Ormai devo dire che siamo diventati fortissimi, è già il secondo, terzo anno che occupiamo in maniera massiccia le tribune e quest'anno ci siamo superati perché sono previste più di 400 persone da tutta Italia, alcuni che addirittura sono venuti dalla Sicilia, hanno preso l'aereo, quindi quest'anno proprio ci siamo superati. Con la nuova campagna Avis che dappertutto in Italia promuove il messaggio di mettersi in gioco, quindi mettiti in gioco, dona sangue, dona plasma, lo abbiamo detto ovunque, lo diciamo anche al Carnevale Viareggio. Donare, essere volontari, vivere per la solidarietà deve essere un gesto che rende contenti, non dico tanto quanto il Carnevale, ma che unisca in maniera da rendere tutti felici e sereni. Quindi questo connubio credo sia la migliore manifestazione e la migliore possibilità di dire che noi ci siamo, vogliamo esserci, ma vogliamo che chi viene con noi lo faccia perché è contento e con noi troverà serenità e felicità. Presenti in tribuna anche il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo. Bene, io mi fermo qui, grazie per averci seguiti e arrivederci.